Allora, come vi dicevo, di solito si dice che è in via Reali. Via Reali è questa qua, dove passano le macchine. Solo che se uno arriva da via Reali e si perde, perché lo vede, se si riesce a vederlo, però non c'è da parcheggiare davanti. E allora inizia a cercare il parcheggio in giro, non lo trova. La realtà è che bisogna entrare da via Salvo d'Acquisto, che è questa. Uno arriva, parcheggia lì e poi c'è questo sentierino. Se vuole può prenderla da là, che è un'entrata più trionfale. Ma c'è questo sentierino che porta direttamente davanti alla chiesetta. Adesso ci andiamo. Qui c'è il canale che vi dicevo prima, l'hanno deviato durante, mi sembra, durante i lavori di ristrutturazione, perché questa era una zona agricola. Quella che vedete lì è una roggia, c'è un canaletto, sì. Vedete che lì c'è una specie di cascatina, sì. Aspetta che faccio lo zoom, c'è una specie di cascatina e c'è come un ponticino, si può passare dall'altra parte, in realtà dall'altra parte è chiuso, però probabilmente una volta la processione passava da lì e c'era un sentiero dove adesso c'è tutta la... C'era un sentiero dove adesso c'è tutta la fabbrica. Ok. Andiamo. Ecco, così finalmente la gente saprà come ci si arriva senza stare mezz'ora a cercare parcheggio, perché lì è abbastanza libero. Tanto più che... E beh, qualcuno ci deve essere per tenerlo aperto. No, quello non lo conosco. Ok.